Buongiorno Enrico, per me che sono diabetico, che pizza mi puoi fare? Cari amici nostri, in Italia circa 4 milioni di persone soffrono di questa malattia. Bisogna fare molta attenzione all'alimentazione, so che non è affatto facile, però poiché Porzio è la pizzeria di tutti, ma soprattutto per tutti, a te e a tutte le persone che hanno questo problema, è certo che te la fai. Ebbene, vieni appresso a me, andiamo a stendere il nostro impasto a lunga lievitazione, rigorosamente di farina integrale, perché questo tipo di farina rallenta il rilascio di zuccheri nel sangue. Però stavolta non lo stendiamo in modo classico, ma come diciamo a Napoli, sicché è lungo, un lato più spesso e un lato più sottile. Sul lato sottile, la crema di zucca, ingrediente povero di zuccheri e ricco di sali minerali, che non impatta in modo violento sulla glicemia. Un po' di mozzarella di bufala, ma senza lattosio, che a differenza di quella normale contiene giusto un minimo di zuccheri semplici. Un filo d'extravergine, hopla, in forno, cottura lenta, docile e mai aggressiva. E una volta sfornato, andiamo a tagliare il lato del panino e mettiamo un filo di insalata condita con un po' d'olio extravergine. E sul lato pizza, granelle di pistacchi, wagyu, a frutta secca e ricca di grassi sani e fibre. Una di cannella a completare, una spezia che attacca ulteriormente gli zuccheri, e una volta pronta il basilico a crudo e un leggero filo d'olio ancora. Wagyu, guardate quanto è bella, guardate che spettacolo, semplice ed efficace, e ora sì che potete mangiarla. Un momento però, ora viene l'importante, iniziate dall'insalata, cioè dal panino, perché l'insalata facilita la digestione e limita eventuali picchi glicemici. E mo sì che te vuoi scassare. E allora replicate, ma non imitate, perché pure la pizza per i diabetici sta da saper fa. Buon appetito a tutti.